In caduta libera il mercato immobiliare, le banche non prestano, la gente non compra e crollano i mutui per finanziare l'acquisto di nuove case. Un terzo in meno in un anno, un calo di oltre il 50% dal 2006. Dimezzati nel 2012 anche i trasferimenti di proprietà. Intanto la Banca Centrale Europea promuove l'Italia ma avverte, il risanamento presenta dei rischi, non mollate la presa. E sull'aumento dell'IVA governo in difficoltà, poche le risorse, difficile evitarlo. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TG4. In apertura di questa edizione parliamo di un tema che interessa molto da vicino tutte le famiglie, cioè i mutui per la casa. I dati ufficiali, i dati dell'Istat dicono che sono crollati, praticamente dimezzati in poco più di 5 anni e diminuiti del 40% soltanto nell'ultimo anno. Questo significa due cose, che la gente non compra più la casa o che se decide di farlo deve rinunciare perché le banche concedono con molta più fatica i mutui. I numeri sono drammatici, arrivano dall'Istat e fotografano un altro aspetto della crisi. Osservando gli archivi notarili ci si accorge che in un solo anno, nel 2012 rispetto al 2011, le convenzioni per mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni con ipoteca immobiliare stipulate con banche o altri soggetti sono diminuite del 37,4%. Ma soprattutto i mutui contratti dalle famiglie sono davvero crollati in confronto al passato, meno 54,7%. Rispetto al 2006, in pratica dimezzati. Dunque, da una parte la crisi che porta gli italiani a non volersi indebitare, dall'altra anche il problema della contrazione del credito. Ed ecco come vedono dal loro osservatorio questa situazione gli agenti immobiliari. Noi stiamo notando questa crisi, lo stiamo vivendo anche sulle nostre spalle e sulle spalle di tutti gli imprenditori e dei professionisti italiani. Ricordo che nell'ultimo anno, aggiungo un altro dato, la filiera dell'immobiliare ha perso nel suo insieme 550.000 posti di lavoro. E mentre i prezzi delle case continueranno a scendere di almeno 2 punti l'anno fino al 2014, stima Banca Italia, sempre Via Nazionale sostiene che il catasto sia antiquato, troppa differenza con i valori di mercato degli immobili, il rischio e l'iniquità, meglio una revisione. Poi il prelievo IMU, che è opaco per il contribuente e dunque meglio attribuire l'intero gettito ai comuni. Ma tornando al calo dei mutui contratti dagli italiani, un dato che fa riflettere è quello territoriale, a soffrire maggiormente il sud, ma anche, a sorpresa, il nord-ovest. Il paese per ripartire ha bisogno di credito e a tal fine abbiamo proposto anche in Commissione Finanze di usare la Cassa Depositi e Prestiti quale confidi, cioè quale prestatore di garanzia per le banche a favore delle famiglie italiane.